Il principe Harry una volta fece alla regina un regalo di Natale molto insolito che, secondo quanto riferito, sede con orgoglio a Balmoral. La famiglia reale non è estranea a scambiarsi regali stravaganti e spesso esilaranti durante le festività natalizie, ma secondo i rapporti, due dei doni di Harry a sua nonna hanno portato il dono a un altro livello. Secondo la biografia non ufficiale del Sussex, alla ricerca della libertà. Harry potrebbe ricevere regali scherzosi, ma non è estraneo a comprarli per sua nonna. La biografia non ufficiale dice che un Natale ha comprato a sua maestà una cuffia da doccia con la frase «Non è la vita ab asterisco 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 asterisco» scritta sopra. Il libro aggiunge, un'altra volta, ha regalato a sua nonna un giocattolo per cantare Big Mood Billy Bass che si diceva sedesse con orgoglio a Balmoral. Tuttavia Harry non è l'unico sfacciato membro dello studio a fare regali comici alla regina. Secondo quanto riferito, Meghan Markle ha fatto ridere a crepapelle la regina dopo averle comprato un criceto giocattolo cantando quando ha trascorso il suo primo Natale a Sandringham. Si ritiene che il monarca abbia osservato che può tenere compagnia ai miei cani dopo aver ricevuto uno dei numerosi bizzarri regali di Natale reali. Come Meghan, la duchessa di Cambridge ha comprato alla regina un regalo insolito quando ha trascorso il suo primo Natale a Sandringham nel 2011. Parlando in un documentario per celebrare il 90° compleanno della regina, Kate ha riflettuto su come pensare ai suoi nonni abbia portato a un'idea per un insolito regalo fatto in casa. Ha detto, ho ripensato a cosa darei ai miei nonni, e ho pensato, le farò qualcosa che avrebbe potuto andare terribilmente storto. Ma ho deciso di fare la ricetta di mia nonna per il chutney. Ero leggermente preoccupato per questo, ma il giorno dopo ho notato che era sul tavolo. Meghan non solo ha dovuto impressionare il monarca con la sua scelta del regalo durante il suo primo Natale a Sandringham, ma anche il suo futuro cognato, il principe William.